Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Anche oggi continuiamo la nostra esplorazione nel mondo canino. Oggi parliamo dello Spitz tedesco, o detto anche il volpino di Pomerania. Lo Spitz tedesco nelle varietà giganti, grande, medio, piccolo e nano. È stato allevato e selezionato in Germania a partire dal XVIII secolo. Molti zoologi affermano che sono cani molto antichi, discendenti diretti di una razza che viveva nelle torbiere nell'età della pietra. Morfologia lupoide, Spitz europeo, FCI 97, gruppo 5. Dalla Germania fu poi esportato nei Paesi Bassi in Inghilterra. Attualmente è una razza diffusa. La caratteristica principale di tutti gli Spitz è il pelo liscio e soffice, ricco di sottopelo. Taglia e peso: altezza al garrese dai 45 ai 55 cm per il gigante, da 42 a 50 il grande, da 30 a 38 il medio, da 25 a 29 il piccolo e da 18 a 22 il nano, peso compreso fra 20 e 3,5 kg. I cani Spitz tedeschi hanno la testa a forma di cuneo, simile a quella della volpe, e il loro naso è piccolo e rotondo, di colore nero o brunastro, a seconda del colore del loro pelo. Gli occhi sono di colore scuro, leggermente obliqui, richiamando l'aspetto del lupo. Le orecchie sono di media grandezza, alte, ben erette e di forma triangolare. Coda arrotolata sulla groppa, il pelo è corto su testa e arti, lungo sul corpo, folto sul collo e le cosce. È un cane intelligente che impara molto velocemente, sia le cose positive che quelle negative, quindi occhio alle abitudini che gli date. È facile da addestrare, ha un temperamento sempre allegro e socievole e non deve mai dimostrarsi troppo timido o aggressivo. Sono cani molto giocosi, dinamici, affettuosi e attaccati alla loro famiglia. Sono sospettosi nei confronti degli estranei e pronti ad abbaiare ogni qualvolta vedono o sentono qualcosa di strano. Il volpino di Pomerania si dimostra un buon primo cane, adatto anche per i neofiti, è facilmente adattabile e vive bene sia negli appartamenti piccoli, a patto di avere i suoi umani a disposizione. Non è una razza che ami stare troppo del tempo da sola, quindi occhio se lavorate molto tempo fuori casa. Come alimentazione, lo Spitz tedesco non differisce da quella di altri cani di piccola taglia. Ricordati che il volpino tende ad avere un apparato gastroenterico molto delicato. Non sono infrequenti i casi di gastrite o colite, spesso esacerbati da un'alimentazione non corretta. Oltre alle classiche malattie che tutti i cani possono sviluppare indipendentemente dalla razza o dalla taglia, ecco che nello Spitz di Pomerania possiamo vedere spesso il collasso della trachea, la lussazione della rotula, l'atrofia progressiva della retina e la persistenza della membrana pupillare, e inoltre alla fine anche la displasia retinica. È importante prendersi cura del mantello di uno Spitz ogni giorno. Il pelo deve essere spazzolato quotidianamente, orecchie e occhi vanno puliti con regolarità, dal cerume e dalle secrezioni, e bisogna controllare che le unghie non crescano troppo. Il costo di un cucciolo di Spitz varia molto a seconda della tipologia, della genealogia e della linea di sangue. Il prezzo può partire dai 500-600 euro in su, arrivando tranquillamente anche ai 900-1000 euro per genealogie particolari. Lo Spitz tedesco quindi è un cane divertente, allegro e socievole. Con lui non ti annoierai mai e avrai un fedele compagno di vita. Preparati a condividere con lui il divano e il letto. Come razza, il volpino di Pomerania ama stare a contatto con il suo umano prediletto, preferibilmente in braccio. Molto bene, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qui. L'invito qual è, come sempre, è quello di iscrivervi, lasciare un like, volendo potete anche commentare qui sotto e nell'attesa io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial. Thank you.